Con il giro dei quattro castelli cittadini ed un suggestivo percorso serale sul lungomare, anche Napoli partecipa per la prima volta alla giornata nazionale del trekking urbano. L'evento è promosso dal Comune di Siena e si svolgerà sabato 27 ottobre in 34 comuni italiani. A piedi si potranno percorrere itinerari nei luoghi più belli e meno conosciuti. In città si parte dalla Certosa di San Martino, la camminata si snoda per oltre 11 chilometri nel centro antico, con visite guidate a Palazzo Reale, Napoli Sotterranea e agli scavi di San Lorenzo. In programma ci sono anche giochi in movimento per bambini e il percorso illuminato su via Caracciolo con luci colorate distribuite a tutti i partecipanti. E l'amministrazione è molto impegnata su questi percorsi perché ritiene che Napoli riparte appunto dalle passeggiate, dalle nostre opere d'arte, dai nostri luoghi storici. È un percorso, quello che noi andiamo a proporre quest'anno, di 11 km e 300 che abbiamo denominato il Giro dei Quattro Castelli, che attraversa oltre 2500 anni di storia ed è quasi completamente dissuaso al traffico automobilistico, quindi un assoluto unicum mondiale per Napoli e ovviamente una grande giornata di sport per tutti, perché il camminare è alla portata di tutti. L'iniziativa, quest'anno giunta alla nona edizione, sarà arricchita da esibizioni musicali, performance di tango e dal racconto di storie di personaggi originali. In sala giunta anche la presentazione del libro di Benedetto Scarpellino, medico e maratoneta che da Napoli ha vissuto un'esperienza di trekking di 20 giorni nelle 20 regioni italiane. Il ricavato della distribuzione sarà devoluto ai volontari di Surgery for Children, che si dedicano a missioni di chirurgia pediatrica nei paesi poveri del mondo. Riuscire a focalizzare l'attenzione sui problemi dei bambini e sulla solidarietà nei confronti di questi più sfortunati è una necessità per loro ed è un bisogno per noi, per poter anche esplicare e portare avanti un messaggio di aiuto e di collaborazione.